Signora Commissaria, noi in passato abbiamo chiesto alla Commissione uno studio tecnico sull'impatto del riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina, ma non mi aspettavo un risultato così politicizzato come quello che voi ci avete presentato. Nel vostro studio si parla di un massimo di 230.000 posti di lavoro perduti contro i 3 milioni annunciati dagli studi indipendenti. Perché questa grande differenza? Perché voi avete usato dei dati parziali per falsare le statistiche. Faccio un esempio: voi dite che noi dobbiamo preoccuparci perché solo l'1,38% delle esportazioni cinesi in Europa è oggetto di misure antidumping. Ma questo è falso, perché prima erano molte di più, sono diminuite proprio grazie al dazio antidumping. Quindi, quando il dazio non si potrà più applicare, le importazioni torneranno a crescere. Quindi, perché non facciamo un calcolo delle esportazioni prima delle misure antidumping? Inoltre, nelle opzioni che avete presentato, non avete considerato che è anche possibile non concedere il MES, ma consentire a cambiare certi aspetti della metodologia di calcolo del dazio antidumping. Insomma, signora commissaria, come spesso capita, mi sembra che da questo studio siano già chiare le intenzioni della Commissione e di certo non sono buone per i lavoratori. Grazie.